Saluto a tutti. In questo video andiamo a enunciare e dimostrare il secondo teorema fondamentale del calcolo differenziale. Dopo aver visto e enunciato e dimostrato il teorema di Rolle, in questo video andiamo a enunciare e dimostrare il notissimo, famosissimo teorema di Cauchy. Andiamo a leggere l'enunciato e poi subito dopo lo dimostriamo. Enunciamo il teorema di Cauchy. Siano f di x e g di x due funzioni continue nell'intervallo chiuso e limitato a b e derivabili in ogni punto interno all'intervallo stesso, ovvero AB aperto e limitato, dove tra l'altro g' di x sia diversa da 0. Tesi, allora esiste almeno un punto C appartenente all'intervallo AB aperto e limitato, tale da aversi, vale la seguente formula, f di b meno f di a fratto g di b meno g di a è uguale al rapporto tra la derivata prima f' di c e la derivata prima g' di c. Andiamo a dimostrare il teorema di Cauchy. Dimostriamo dunque il teorema di Cauchy, andando come avuto a scrivere come al solito le ipotesi e la tesi del teorema. Allora, le ipotesi sono, diciamo, abbastanza simili a quelle di Rolle con qualche differenza. Qui le funzioni sono due, lì era solamente f di x, qui abbiamo f di x e g di x. Allora, abbiamo che intanto le funzioni, l'ipotesi 1 è che f di x e g di x siano continue, quindi appartengono a c0 a b. Che si scrive in questa maniera e sta a indicare che le due funzioni f di x e g di x sono continue in un intervallo chiuso e limitato, eccolo qui, a b. Punto 2, ipotesi 2, f di x e g di x poi sono non solo continue, ma sono derivabili, quindi appartengono a c1 a b, questa volta aperto e limitato, cioè si dice che f di x e g di y sono derivabili, f di x e g di y sono derivabili, quindi per il teorema già precedentemente enunciato anche continue, nell'intervallo aperto a B, cioè in tutti i punti interni dell'intervallo a B, in cui risulta, ci dice il teorema, G' di X diverso da 0, e questa è un'altra ipotesi importante del nostro teorema. Bene, queste sono tutte quante le ipotesi del teorema. La tesi è che evidentemente esiste un punto C appartenente a questo intervallo B aperto e limitato, tale da aversi. Dobbiamo dimostrare questa relazione, ovvero f di b meno f di a fratto g di b meno g di a, dove notiamo già, lo spiegheremo anche dopo, questo rapporto f di b meno f di a fratto g di b meno f di a è un rapporto costante fra numeri, è uguale alla derivata prima della funzione f di x nel punto c fratto la derivata prima della funzione g nel punto c. Dobbiamo dimostrare questa relazione qui. Bene, questo è tutto. Andiamo a questo punto sotto, andiamo subito a dimostrare come questa differenza che sta al denominatore, g di b meno g di a, sia diversa da 0. È importante perché naturalmente dobbiamo dimostrarlo che g di b meno g di a è diversa da 0. O se fosse il contrario, cioè se fosse g di b meno g di a uguale a 0, vorrebbe dire che trasportando g di a da sinistra a destra avremo che g di b è uguale a g di a. Questa è, insieme alle altre, va a comprendere l'ipotesi del teorema di Rolle. Allora esisterebbe almeno un punto C appartenente all'intervallo a b in cui g' di c è pari a 0, ma questo naturalmente va contro l'ipotesi secondo la quale g' di x è diverso da 0. Quindi per forza abbiamo che g di b meno g di a è certamente diverso da 0. Questo quindi andava dimostrato e va dimostrato in maniera preventiva. A questo punto andiamo a introdurre una funzione ausiliaria, la indichiamo con θ di x. Questa funzione ausiliaria è una funzione che ci serve per dimostrare il nostro teorema. Θ di x la possiamo indicare in questa maniera: θ di x è pari a f di x meno la f calcolata in A, poi abbiamo meno questo rapporto f di b meno f di a fratto g di b meno g di a, poi questo qua moltiplica un'altra differenza questa volta tra g di x meno g di a. Bene, questa è la nostra θ di x, funzione ausiliare. Notiamo che f di b meno f di a fratto g di b meno g di a, ovvero questa quantità qui, lo abbiamo già detto, è certamente una quantità costante, chiaramente anche perché è costante visto che è dato dal rapporto fra due costanti, fra due numeri. Non solo, ma abbiamo che f di x, per ipotesi, è continua
in AB chiuso. GdX, questa seconda funzione, è anch'essa per ipotesi continua, per ipotesi 1 in AB chiuso e limitato. O FdB, FdA e GdA sono due costanti. Quindi avremo che questa funzione ausiliare di θ di x è certamente anch'essa continua in AB chiuso e derivabile in AB aperto e limitato, perché è ottenuta come differenza fra di funzioni continue, infatti f(x) e gdx sono tutte continue, meno costanti che sono certamente continue. Quindi θ di x è una funzione certamente continua in intervallo chiuso e limitato a b, derivabile in tutti i punti interni ad AB, cioè derivabile di classe C1 nell'intervallo AB aperto e limitato. A questo punto andiamo a calcolare la nostra θ in corrispondenza di A e di B. Cominciamo a calcolare θ in corrispondenza all'estremo sinistro del nostro intervallo. θ di A, abbiamo che θ di A vuol dire mettere al posto della x, θ di x, f la costante A. Quindi avremo f di A meno f di A meno il solito rapporto costante f di B meno f di A fratto g di B meno g di A, che moltiplica che cosa? Beh, che moltiplica g di A meno g di A. Oh, ma questo è zero. Perché f di A meno f di A sono opposti, si annullano. Esiste che anche g di A meno g di A sono opposti, si annullano. 0 per questo, 0, 0 meno 0, 0. Teta di A, cioè θ, la funzione ausiliaria che è questa, calcolata nell'estremo sinistro dell'intervallo AB, in A è 0. Calcoliamo allora a questo punto θ di B. Teta di B. Allora, θ di B vuol dire sostituire B alla nostra variabile x della nostra funzione ausiliaria. θ di B sarà f di B meno f di A meno f di B meno f di A fratto. Questo meno naturalmente sta davanti alla linea, eh? G di B meno G di A, che è il solito nostro rapporto costante, che moltiplica G di B meno G di A. Ma se guardate bene, andiamo a fare un minimo comune multiplo, otteniamo che θ di B è pari a F di B meno F di A, che moltiplica il minimo multiplo, che è g di b meno g di a meno f di b meno f di a, che moltiplica, già c'è nel testo, g di b meno g di a. Ma come vedete abbiamo la stessa quantità, solamente che una è col segno più, l'altra è col segno meno, 0. Pertanto abbiamo dimostrato, abbiamo fatto vedere, come θ, funzione ausiliaria che abbiamo qui scritta, la lasciamo scritta, calcolata in A, coincide con θ calcolata in B, è uguale a 0. Ora, ma questa, allora, θ di x abbiamo detto, per le ipotesi, per le ragioni dette prima, è continua in AB chiuso e limitato, derivabile in AB aperto e limitato, vale che θ di A uguale a θ di B è uguale a θ di B uguale a 0, allora sono soddisfatte le ipotesi per la funzione ausiliare θ di x del teorema di Rolle. Quindi esisterà almeno un punto C appartenente all'intervallo, naturalmente AB aperto e limitato, in cui risulta che θ' di C si annulla. A tal proposito, calcoliamo la derivata prima, θ' di x della funzione ausiliare. Quindi quello che abbiamo detto, quello che abbiamo dimostrato fino adesso è che vale per la funzione ausiliare θ di x pari a f di x meno f di a meno f di b meno f di a fratto g di b meno g di a per g di x meno g di a, vale per essa il teorema di Rolle. Quindi per essa esiste almeno un punto C appartenente ad AB aperto e limitato in cui θ' di C si annulla. Calcoliamo la derivata prima, θ' di x della funzione ausiliaria. Θ' di x sarà, queste sono derivate della somma algebrica, appare la somma algebrica della derivata, quindi sarà f' di x meno la derivata di f di a è nulla in quanto f di a è una costante, meno la derivata di, questa è una costante, per la derivata di una costante per f di x è costante per la derivata di f di x, quindi questo rapporto costante f di b meno f di a lo possiamo trasportare fuori e poi derivare la nostra g di x meno g di a, la cui derivata è derivata di g di x meno derivata di g di a, derivata di g di a è nulla, quindi per g' di x. Allora,
In sostanza, se andiamo a calcolare adesso, questa è il teta prima di x, se andiamo a calcolare il teta primo in c, andiamo a calcolarlo, beh, teta primo in c sarà f prima, teta primo in c, così come abbiamo calcolato teta di a, teta di b, significa mettere nella teta primo di x al posto di x il valore c. F primo di c meno il solito rapporto f di b meno f di a fratto g di b meno g di a che moltiplica g primo di c. Ma se guardate bene, a questo punto, per il teorema di Rolle, abbiamo detto che esiste almeno un punto C in cui teta prima di C è uguale a 0, quindi se questo li mettiamo a 0, lo possiamo mettere perché vale per il teorema di Rolle, guardate cosa otteniamo. Se andiamo a scrivere, a trasportare f' di C, questo è f', da destra a sinistra, cambiamo i segni e dividiamo poi per g' di C, otteniamo la nostra tesi, ovvero che f' di c diviso g' di c, la otteniamo naturalmente letta da destra a sinistra, questa è la sinistra a destra, non cambia evidentemente niente, è pari proprio al rapporto costante tra f di b meno f di a fratto g di b meno g di a. Abbiamo dunque dimostrato che vale la tesi del teorema di Cauchy. Questo l'abbiamo dimostrato servendoci dell'ausilio, grazie al teorema di Rolle, prima dimostrato, applicato alla funzione ausiliaria θ di x. Questo è tutto quello che nel dettaglio si può dire sulla dimostrazione del teorema di Cauchy. Ci fermiamo qui per questo video. Nel prossimo video andremo a vedere l'ultimo dei tre teoremi della triade, tre teoremi del calcolo, teorema fondamentale del calcolo differenziale, che è il teorema di Lagrange. Esamineremo anche le conseguenze del teorema di Lagrange e anche evidentemente dei teoremi di Rolle e di Cauchy, poi andremo a vedere, come ho detto, la presenza in grande, che è una delle conseguenze del teorema di Lagrange, e poi andremo a esaminare, udite udite, il noto teorema, i teoremi di De L'Hôpital. Ciao a tutti e alla prossima!